Buon pomeriggio a tutti e bentornati nei nostri studi. Oggi 8 marzo, festa della donna, dunque un augurio a tutte le nostre telespettatrici. È un giorno, come dicevamo, di festa, ma anche un giorno per riflettere sulle problematiche, sulle cose che non vanno nel mondo femminile. Toccheremo oggi alcuni aspetti, come quello del lavoro, ma parleremo anche del femminicidio. Lo faremo con la presidente della FIDAPA del Tiguglio. Tra l'altro oggi pomeriggio ci sono varie iniziative in corso. Una è proprio quella della FIDAPA, ne parleremo. Ci sarà la consegna del premio Donna dell'anno all'Auditorium San Francesco di Chiavari e sempre nel pomeriggio si concluderà un'iniziativa portata avanti in mattinata dalla CGIL del nostro territorio e ne parliamo da subito con le nostre ospiti che vi presento, che sono Antonella Ortelio, segretaria Filcamps CGIL del Tiguglio, benvenuta, ed Enza Denaro, responsabile funzione pubblica della CGIL. Buongiorno. Benvenuta anche a lei. Sì. Andiamo subito sull'iniziativa di questa mattina, presidio davanti ad alcuni comuni, agli ospedali del territorio, anche volantinaggio. Come è andata? Ma direi che è andata molto bene. Noi abbiamo fatto questa iniziativa che per portare intanto il saluto alle lavoratrici donne, soprattutto agli utenti, alle clienti, con un ramettino simbolico di mimosa, e contemporaneamente abbiamo dato questo nostro volantino che vuol parlare un attimo della condizione della donna. Abbiamo fatto questa iniziativa particolare intanto noi due, che siamo due responsabili di categoria, una pubblica e l'altra privata, proprio per riuscire a mettere insieme il mondo del pubblico col mondo del privato, avendo poi ormai comunque entrambe le categorie lo stesso tipo di utenza, vuoi che sia come utenza, vuoi che sia come parte lavorativa. Direi che è andata bene, abbiamo fatto l'ospedale di Rapallo, l'ospedale Sestri Levante, abbiamo fatto il centro cottura di Sestri Levante, che è quello che poi invece che porta il mangiare, il cibo negli ospedali, e andremo adesso poi a fare un presidio in piazza Mazzini a Chiavari per concludere, per parlare soprattutto con i cittadini, con i passanti. Quali sono le problematiche più gravi legate al lavoro, quindi alla disparità anche nel lavoro tra uomo e donna oggi? Sì, sicuramente sì, infatti c'è una differenza proprio tra quello che è la tipologia del lavoro maschile e la tipologia del lavoro femminile, anche come diciamo, possibilità di guadagno. Infatti a tutt'oggi c'è sull'euro guadagnato dall'uomo la donna guadagna 0,47 centesimi, cioè proprio in proporzione, quindi c'è già questa disparità. Come pure c'è il fatto che comunque la donna, al di là dell'attività lavorativa, spesso si trova a dover poi avere tutta una serie di lavoro, che è quello che viene definito il lavoro di cura, che va oltre l'orario di lavoro e quindi sicuramente ha una complessità lavorativa maggiore rispetto a quella di un uomo. I dati per il Tiguglio sono simili a quelli, diciamo, nazionali, o si distacca in qualche modo oppure no? Cioè, no, è la stessa situazione. Sul trend ci sono, sicuramente sì. Voi avete scritto in un comunicato alcuni dati, uno è quello che lei stava dicendo, lo 0,47 centesimi per ogni euro guadagnato da un uomo invece per la donna, e solo il 51% lavora delle donne. Che quadro offre? Perché intanto sembra che non si stia andando avanti negli anni. No, infatti, perché intanto solo il 51% delle donne lavora, perché comunque non è cambiato il welfare, per cui la donna non è sostenuta nel proprio lavoro di cura, e noi sempre più presenti abbiamo, ed è una cosa molto triste, abbiamo donne che rinunciano a lavorare per poter avere un figlio, oppure che rinunciano al figlio per poter lavorare, che è la cosa sicuramente ancora più triste, e questo evidentemente è quello che la cosa principale che porta a questo divario fra il lavoro maschile e il lavoro femminile. Comunque il lavoro femminile, appunto, come diceva Enza, è comunque meno pagato, perché meno pagato avrà meno anche poi contributi pensionistici, perché comunque una donna non avrà mai la disponibilità che ha un uomo per poter lavorare al di fuori della famiglia. C'è stato di recente sottoposto anche alla nostra attenzione il caso di una ragazza giovane che ha avuto problemi ad essere assunta perché appunto giovane, quindi poi con il rischio, tra virgolette, di una gravidanza. Questo capita sempre molto di frequente anche da noi. È una problematica che comunque c'è e continua a esistere e continua a dare la non possibilità di lavorare comunque alle donne. Oppure di fare una scelta che distacchi dalla famiglia. Come diceva appunto Antonella, di scegliere o lavori o hai un figlio. O comunque posticipare l'idea di una famiglia, perché comunque sia,
se no sei messa in difficoltà da questo punto di vista, quindi sicuramente c'è questa differenza. E secondo voi come si può fare comunque a combattere, diciamo, questo fenomeno, pur capendo magari le ragioni di un datore di lavoro che magari saranno legate, non so, a una tassazione forse alta, cioè come si può intervenire? Per cercare di risolvere. Sicuramente non dovremmo intervenire con il Job Act, perché mi verrebbe da dire che il governo di fatto è intervenuto, perché avendo votato questa riforma del lavoro che è il Job Act, che noi appunto come CGL stiamo contrastando, ha come dire, rinnovato tutta la forma contrattuale, mettendo il famoso contratto a tutele crescenti, per cui tu comunque per i primi 3 anni di lavoro, e se sei stato assunto dal 2015 in poi, non hai tanti diritti che prima avevi, e probabilmente adesso potrebbero anche assumere la ragazzina, perché intanto sono tranquilli che nel momento in cui la ragazzina dicesse io ho il mio diritto alla maternità, che è un diritto che è dagli anni 70 che abbiamo conquistato, loro potrebbero tranquillamente dire, non per il primo anno, perché è ancora per fortuna tutelato dalla legge, ma dopodiché potrebbero dire, ciao, dopo non abbiamo più bisogno di te. E quindi andare. E questo è uno dei motivi per cui noi andiamo infatti anche a questi referendum e abbiamo fatto questa proposta di legge sulla Carta dei diritti universali, perché certi diritti, siano per uomini, donne, contrattualizzati, non contrattualizzati, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, tutti abbiano questi diritti universali. Ci sono dei diritti che devono essere fondamentali e uguali per tutti. Quindi le riforme a livello di governo in realtà non hanno portato grossi benefici, secondo me. Non sono state riforme, essenzialmente. Sono stati tagli. Com'è? Sono state sicuramente delle penalizzazioni per il mondo del lavoro, assolutamente. Ecco, voi proponete anche una carta dei diritti universali del lavoro, una proposta di legge proprio di iniziativa popolare della CGL, ce ne volete parlare? Abbiamo raccolto 1.300.000 firme, voglio far notare che per fare una proposta di legge ne servono 50.000, noi ne abbiamo raccolto 1.300.000, quindi siamo stati veramente dentro nei posti di lavoro, siamo stati radicati in una società, abbiamo fatto questa proposta di legge che vuole in qualche modo, partendo dalla Costituzione, quindi dal diritto al lavoro, dal lavoro come cosa principale, come dignità umana, rifare un po' tutti i diritti, rifare un po' lo statuto, quello che è lo statuto dei lavoratori, che effettivamente potrebbe essere diventato un po' anacronistico col mondo del lavoro che cambia, e quindi vogliamo rifare, vorremmo che il governo, perché non lo possiamo fare noi, è già strano che un sindacato faccia una proposta di legge, ma non potevamo fare altrimenti, perché gli strumenti che di sotto al sindacato non sono stati sufficienti, quindi abbiamo raccolto queste firme, abbiamo fatto questa proposta di legge, sperando che in Parlamento questa proposta di legge diventi legge, supportata dai due referendum, che sono uno sull'abolizione dei voucher e l'altro sugli appalti. Ecco, approfondiamo questi due aspetti, voucher e appalti. Iniziamo dagli appalti, com'è la situazione, se ci vuoi spiegare. La situazione degli appalti in questo momento è abbastanza, almeno come categoria mi rendo conto, nella funzione pubblica, diciamo che gli appalti sono ormai presenti in qualsiasi struttura pubblica, sia come enti locali che come ospedale, che comunque all'interno di strutture che offrono servizi sanitari per gli anziani o per i minori. Quindi è proprio una delle condizioni, diciamo, che è tutt'oggi un modo per avviare il mercato. Però la problematica di questi appalti è che ad oggi, da come il nuovo codice degli appalti recentemente messo in atto, elimina praticamente la responsabilità rispetto della committenza rispetto alla tutela di questi appalti. Per cui abbiamo dei lavoratori che, pur avendo magari lavorato nello stesso settore per diversi anni, si trovano a dover magari vedersi cambiare il gestore nel cambio di appalto, anziché la tutela rispetto al contratto che ha cambia completamente, quindi può azzerare quello che è l'anzianità, tutto il suo bagaglio lavorativo, l'esperienza che ha avuto e quant'altro si azzera completamente, riparte da capo. Come pure la responsabilità della committenza è anche legata a come vengono impostati questi capitolati, perché poi abbiamo dei servizi dove vengono ridotte le ore di lavoro senza pensare al costo orario del personale, per cui ci si ritrova che il personale, anziché fare un orario di lavoro completo rispetto a quel servizio, dimezzi l'orario di lavoro, per cui abbiamo delle persone che si trovano con uno stipendio, con una retribuzione di stipendio completamente azzerata. Per non dire che in certe situazioni ci troviamo ad avere persone che lavorano nella stessa tipologia di servizio,
con contratti diversi, per cui con una, fanno le stesse cose ma lavorano, ma la retribuzione che hanno cambia e quindi penalizzante anche da questo punto di vista. La situazione dei voucher invece com'è? Perché se ne è parlato tanto, all'inizio sembrava uno strumento che doveva rivoluzionare un po' il mondo del lavoro, è stato ritoccato. Qual è il vostro pensiero in merito? Allora sì, i voucher sono nati praticamente per il lavoro cosiddetto accessorio, quindi per lo studente che faceva il weekend o per la colf in casa per qualche ora di pulizia, piuttosto che per le raccolte, per le vendemmie, e poteva essere anche considerato una emersione dal lavoro nero, nel senso che comunque poteva essere controllato. Ha avuto un exploit incredibile, fino al punto che anche nei comuni, negli enti pubblici si usano i voucher, e questi voucher sono diventati il lavoro nero, sono diventati la precarizzazione completa del lavoro. Noi abbiamo giornate intere, abbiamo dei ragazzi, adesso parlando della mia categoria, abbiamo ristoranti, bar, gli alberghi dove è utilizzato il voucher. Abbiamo due ore, abbiamo due voucher a fronte di 8, 9, 10 ore di lavoro, quindi è la precarizzazione più totale, non da nulla, e soprattutto quello che non si pensa e non si dice anche quando si parla dei voucher è che non avendo i voucher, essendo lavoro senza il pagamento dei contributi, automaticamente viene a far mancare il welfare, perché i contributi sono quelli che poi ci permettono di avere gli asili nido, il welfare, e invece non avendo contributi e avendo ormai sforato le centinaia di milioni di pagamenti in voucher, è evidente che sta sempre venendo meno anche questa tutela e questa rete per le famiglie e quindi poi, per quello che dicevamo prima, anche per le donne che a questo punto sono costrette a rimanere a casa e non andare a lavorare. Va bene, allora in conclusione vi lasciamo andare, visto che avete l'ultimo appuntamento qui a Chiavari. Chi fosse interessato, chi volesse più informazioni, come fare a rivolgersi, dove rivolgersi, oppure non so, numero anche da chiamare. Ci possiamo rivolgere a tutti i nostri delegati, direi in tutti i posti di lavoro, perché siamo ormai un esercito. Purtroppo non abbiamo ancora la data del referendum, abbiamo 60 giorni di tempo per averla, siamo al 39esimo e ce ne sono ancora 20. Noi chiediamo che i referendum vengano fatti insieme alle elezioni amministrative di giugno per diminuire chiaramente la spesa, però non abbiamo ancora la data, ma nelle nostre sedi, e comunque ci vedranno spesso in presidi, banchetti, esattamente come è stato per la raccolta delle firme. Bene, grazie Antonella Ortelli, Adenza Denaro, per essere stati qui con noi. Grazie. Noi adesso andiamo a vedere un servizio al femminile, per così dire, perché questa sera in Missione Mondo avremo tre donne ospiti, tre donne di Santa Margherita Ligure, che sono state a Bocaranga, che è un villaggio della Repubblica Centrafricana, legati a una storia familiare molto intensa. Andiamo a scoprirlo nel servizio e poi ci ritroviamo in studio. In piena Africa c'è un pezzo di Santa Margherita Ligure. A Roberto Molinari, un giovane scomparso nel 1979, è intitolato l'ospedale di Bocaranga, in Repubblica Centrafricana. Il suo ricordo continua a vivere tra i più poveri della terra. A parlarne questa sera in Missione Mondo la sorella Daniela, che proprio all'inizio dell'anno ha coronato il sogno di visitare l'ospedale che porta il nome del fratello, fatto costruire dai genitori l'anno della morte, il 79 appunto. Da tanti anni desideravo andare a vedere questo ospedale e poter collaborare in qualche modo, essendo io una pediatra, e finalmente quest'estate ho deciso che era il momento giusto per andare. Un po' per la guerra, un po' per motivi familiari non ero mai riuscita a realizzare questo sogno. Nel viaggio in Centrafrica sono state coinvolte anche Alina e Silvana. Nelle loro parole tanto entusiasmo ma anche domande sulla situazione in cui versa il paese. Mi ha colpito che non c'è un negozio, che non esiste un supermercato, mi ha colpito che la gente proprio vive tutta nelle capanne fatte proprio con il fango, e quindi mi ha colpito l'estrema povertà. La Repubblica Centrafricana possiede molte ricchezze, dal petrolio sino ai diamanti, risorse gestite da pochi o sfruttate da lobby mondiali che non favoriscono il percorso di riconciliazione di un popolo in ginocchio dopo 3 anni di guerra civile. Sono 30 anni che vado giù, perché ero già andato da giovane frate per rendermi conto della situazione, e vedere che in 30 anni il paese, quindi la gente, è sempre in discesa. Nonostante tutto, il viaggio ha caricato Daniela, Alina e Silvana di gioia per aver visitato l'ospedale che ricorderà per sempre Roberto e per aver conosciuto un popolo vitale e dalle tradizioni antiche e umane. Gioia che è difficile ritrovare oggi, penso al mio luogo di lavoro, a questa lamentela quotidiana, che lì, nonostante situazioni tragiche,
non le incontri. Missione Mondo andrà in onda questa sera alle 21.10 su Telepace 1, canale 15. E ora è il momento di parlare di volontariato, di Telepace. Oggi lo facciamo e torniamo ad avere il collegamento in esterna. Vedete le mie spalle, infatti, collegato Alberto Viazzi con Cristian Vogni. A te Alberto, dove sei oggi? Dove ci porti? Grazie, allora ci troviamo in un bar che si chiama Coffee Break e quindi è perfettamente in linea con il nostro orario e con il nostro collegamento, l'ora del caffè, la pausa del caffè. Questo locale si trova a Chiavari in via Trieste e abbiamo con noi il titolare che è Ijaz Ahmad, pronuncio giusto? Sì, Ijaz Ahmad. Ijaz Ahmad, allora Ijaz proviene dal Pakistan, ora italiano? Sì, dal Pakistan. Come mai è arrivato in Italia? Per lavorare. E ha scelto proprio l'Italia per quale motivo? Perché trovo bene, anche mi piace come paese, poi soprattutto in zona, questa zona qua che sta benissimo, guarda com'è bella giornata, c'è mare, buona gente, comunque questa zona qua mi piace molto. Lei con gli italiani si è sempre trovato bene? Sì. Benissimo, non bene, benissimo. Tra l'altro lei ha avuto a che fare con Chiavari perché, a parte questo locale di cui parleremo tra poco, il Coffee Break che è stato avviato 6 anni fa, lei già prima aveva delle attività qui a Chiavari? Sì, io qua a Chiavari sono venuto nel 2002, è il primo locale che ho aperto come ristorante messicano, che adesso per fortuna è abbastanza famoso, è conosciuto e quindi quasi 15 anni che ho aperto quella prima attività lì, poi ho aperto sempre qua a Chiavari, ho portato altro tipo di cucina che è cucina indiana, sono stato io primo che ha dato questa cucina a Chiavari e poi terzo locale ho aperto Sestri che adesso gestisce mio fratello e poi ho aperto questo qua Coffee Break, è un locale moderno, nuovo per il tribunale, ho fatto questo locale qua e quindi sto portando avanti, sto bene. Lei, come stava accennando, ha avviato questo bar, questo locale è stato fondato proprio in previsione dell'apertura del nuovo Palazzo di Giustizia di Chiavari, esattamente 6 anni fa, quando sembrava che in effetti avrebbe preso a brivio questa attività. Invece le cose non sono andate proprio così, quindi avete un po' subito questa situazione. Sì, molto. Non solo noi, anche altra gente, comunque questa via qua e anche Emporio delle Macchine è stato chiuso, anche altri negozi vari sono stati chiusi, sono venuti quando era storia del tribunale, sono venuti vari avvocati che hanno preso uffici qua e poi è rimasti così e comunque il tribunale ha portato via tutto. Eh sì, tra l'altro il locale si chiamava Coffee Break sin dall'origine? Dal primo giorno, sì. Da dopo l'inaugurazione ci sono state delle varie gestioni, altre due gestioni che sono state qui a prestare servizio, ma le cose non sono andate tanto bene. Sì, ho dato 2 volte in gestione perché il mio lavoro è quello, perché come lo apro locale poi provo di vendere e l'ho dato 2 volte ma non è andata bene, quindi 2 volte è andata male, adesso di nuovo sono io a tirare avanti, comunque grazie a Dio si lavoricchia, si va avanti. Lei ha preso in mano la situazione per l'appunto, ma pensa di andare avanti oppure la prospettiva è di chiudere? No, chiudere no, assolutamente no, andiamo avanti. Sì. Quindi un po' di giro forse si sta formando, con questa prima apertura con i giudici di pace si è visto qualche movimento qui in zona oppure per il momento è tutto fermo? No, ancora non l'ho visto niente perché sono un po' lontano perché hanno fatto ingresso dall'altra parte per venire qua, comunque ci sono altri bar che sono prima, quindi magari vanno da loro, rimango per ultimo, io mi sto aspettando che forse buttano giù questi vecchi palazzi dell'Italgas e fanno ingresso qua e così io sperando così e allora sono aperto e un giorno arriverà un momento che aprono qua proprio di avanti e ce l'ho la fortuna. Per il momento si va avanti, diceva, e poi una curiosità, lei ha delle origini pakistane quindi torna spesso nel suo paese?
Sì, torno spesso, almeno 2-3 volte all'anno, vado a trovare mia famiglia, miei genitori e altri familiari, comunque mogli e bambini ce l'ho qua e vanno a scuola qua, loro trovano bene qua, e invece altra famiglia ce l'ho in Pakistan. E ci descrive il Pakistan, quali sono le caratteristiche principali di questo paese? Questo paese qua? Pakistan. Pakistan, non so come dire, comunque mio paese origine mi piace, non è che per ora sono da anni e anni che sono qua, ormai sono cittadino italiano, mi piace più stare qua, mi piace più qua, non ci penso troppo a Pakistan. Però lei ha avviato un locale di cucina messicana, uno di cucina indiana e non ha mai pensato a sperimentare, a far conoscere qui anche la cucina pakistana? No, perché cucina indiana e pakistana sono 100% uguali, non proprio assolutamente, non cambia niente. Tu puoi chiamare indiano, ristorante pakistano, però come India ti dà un po' di più conoscenza, allora chiami il ristorante indiano. Come cibo è tutto uguale, non cambia niente. E anche quello che sono i gestori adesso sono pakistani, ma comunque cucina indiana. Non cambia niente, solo cambia nome. Per noi è un po' piccante la cucina indiana, la fate forse un po' meno forte? Sì, qua è comunque tutto italianizzato, quindi facciamo cucina tipo quello che è a gusto del posto, con la gente che può mangiare. Anche come ristorante messicano è cucina abbastanza, lo facciamo e sapori quello che piace qua agli italiani. Non facciamo cucina messicana come si mangia in Messico. Facciamo come gente piace liguri, come lo piacciono. Italo-messicana, diciamo così. Italo-messicano, sì. Mi diceva il signor Giaz che è un orario un po' difficile questo, c'è meno passaggio di persone. Comunque noi torneremo a collegarci per un secondo collegamento, così vediamo anche l'esterno del bar e qualora ci fosse qualche cliente avremo modo anche di dare il microfono alle persone per raccogliere qualche opinione. A più tardi. Grazie Alberto, ci ritroviamo tra poco, è il momento di un servizio che ci riporta sul cammino quaresimale, un cammino di preparazione alla Pasqua. In questi giorni Telepace giorno per giorno sta trasmettendo una pillola di riflessione, si intitola proprio In cammino verso la Pasqua ed è condotta da Don Andrea Buffoli. Andiamo allora a sentire qual è il pensiero che ci porta verso la Pasqua legato alla giornata di oggi, poi ci ritroviamo con altri ospiti in studio. Un saluto a tutti. Il messaggio del Papa per questa Quaresima, come dicevamo ieri il titolo La parola è un dono, l'altro è un dono, comincia così. Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicura, la Pasqua. Il Papa si rivolge a tutti in questi messaggi. Cari fratelli e sorelle, cari compagni di strada, fratelli e sorelle nel seguire il Signore, cari discepoli, care persone che state cercando il Signore nella vostra vita. E dice, la Quaresima è un nuovo inizio, la possibilità di un cammino nuovo, di essere rinnovati interiormente per mezzo di quello che dicevamo i giorni scorsi, per le opere di carità, per la preghiera, il digiuno. La Quaresima è un cammino nuovo ed è una strada. A noi è chiesto di percorrere questa strada. Certamente lungo la strada ci sono le difficoltà, ci sono le fatiche, ma noi abbiamo a mente la meta che è la Pasqua e davvero cerchiamo in questa Quaresima di camminare, sapendo che ci attende un rinnovamento, un inizio nuovo, quindi un desiderio nuovo di vita. Quanto chiediamo ogni giorno al Signore, rendimi una persona nuova, capace di vedere con occhi nuovi ciò che vivo e il mondo intorno a me. Capace di vedere con occhi nuovi la possibilità di ascoltare la tua parola e di servire te nel volto dei fratelli. Un saluto e arrivederci a domani.
Rieccoci in studio con Emilia Beani, presidente della FEAPA del Tiguglio. Benvenuta. Buon pomeriggio. Dicevamo ad inizio trasmissione che l'8 marzo è un momento di festa, ma anche un momento per riflettere su quello che non va o sulle problematiche che ancora devono essere risolte o approfondite. Abbiamo visto quali sono le problematiche legate al mondo del lavoro. In questo senso invece parliamo del femminicidio, con un'iniziativa in particolare che organizzate, poi lo diremo oggi pomeriggio. Che cosa vuole essere questa iniziativa? Cosa avete pensato di fare? FEAPA sezione Tiguglio, in stretta collaborazione col Comune di Chiavari, oggi pomeriggio, quindi tra poco, verso le 16, inaugurerà la panchina rossa. La panchina rossa vuole essere un simbolo per la campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio, quindi contro la violenza di genere. Certo. Tanto possiamo vedere anche le immagini. Sì. Che ci riportano alla giornata di ieri quando la panchina è stata preparata. Poi sì, rimarrà dipinta? Così, oggi è stata applicata sopra una targa, in quanto l'idea proprio di FEAPA, l'idea delle nostre socie, è quella di non lasciare il ricordo, cioè di non parlare di violenza di genere solo un giorno. Certo. All'anno, cioè nella giornata internazionale contro la violenza di genere, che è il 25 novembre, ma di parlarne tutti i giorni, quindi deve essere di un impatto quotidiano, ecco. C'è una scelta, è stata una scelta particolare quella di dipingere di rosso proprio quella panchina, che è in una zona anche abbastanza centrale della città? Sì, una zona centrale, una zona anche vicina alla cattedrale. Sì, è stata scelta proprio questa dipinta di rosso. Rimarrà come simbolo, diciamo, simbolo dipinta di rosso, in quanto rappresenta il sangue delle donne, cioè delle donne uccise da compagni. Ecco, l'idea infatti del rosso nasce da lontano, negli anni scorsi avete fatto iniziative più o meno simili, ricordo anche in piazza la sfilata, tra virgolette, delle scarpe rosse. Sì, che idea vuole essere questa? Ogni anno, sempre appunto FEAPA, sezione di Tiguglio, partecipa il 25 novembre appunto per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, partecipa con questo evento di fronte al patto emotivo, cioè scarpe rosse in marcia silenziosa di scarpe senza donna. E questo vuole essere, infatti sono qua per ricordare non solo l'evento di oggi pomeriggio verso le 16, ma per ricordarne anche appunto il significato. Certo. Il significato è che bisogna investire molto, secondo me, sulle relazioni sentimentali, sulle relazioni affettive, sul rispetto. E questo è, la panchina vuole essere un simbolo, perché la panchina a sé stante sarebbe solo, cioè riduttiva, diciamo, ma vuole sensibilizzare, diciamo, la cittadinanza, le principali istituzioni, che sono poi la famiglia, la scuola, verso l'educazione e un rispetto per la donna, per la relazione sentimentale, in quanto i bambini, gli adolescenti saranno poi gli uomini del domani. Ecco, casi di femminicidio, comunque esempi di violenza in Italia, ogni giorno qualcosa viene fuori, ne leggiamo sui giornali, sembra che passi avanti non se ne stiano facendo. Sì, è preoccupante. È preoccupante, per questo a volte chiedo, diverse associazioni femminili del Tiguglio sul territorio, quindi parlano e fanno progetti sulla violenza di genere, quindi è importante, dico, di essere insieme, di lavorare insieme, di fare rete. E anche per questo vorrei ricordare sempre un evento FEAPA, un prossimo convegno che è distrettuale, che si terrà il 13 maggio presso la Società Economica, dal titolo Violenza di genere, gli uomini ne parlano, quindi avremo un parterre tutto al femminile, al maschile. Un modo un po' originale per parlarne, e più se ne parla, secondo me, meglio è. Infatti dicevamo, in Italia purtroppo la situazione non è positiva, la situazione invece del Tiguglio, secondo lei, com'è? Nel nostro territorio le donne come vivono, come stanno? In questo senso. Nel nostro territorio forse grossi non se ne sentono, bisogna però, secondo me, tenere conto anche del sommerso, cioè della violenza nascosta. Comunque anche qua
E infatti io questo mazzo che abbiamo qua sul tavolo di mimosa lo appoggerò poi sulla panchina rossa che inaugureremo e poi la darò alla sorella, se sarà presente, sì, del territorio di Chiavari, che è stata vittima di femminicidio, non qua, a Rimini. A Rimini, ok. Però è di, del territorio. Comunque sono esempi che fanno, sono esempi che fanno, che fanno riflettere. Infatti, e come servizi, ecco, sul territorio vi sembra ben coperto comunque? Ma come da aiuto quello e sostegno? Che ho letto, l'assessore, infatti poi abbiamo collaborato molto per la panchina rossa con l'assessore, l'avvocato Nicolò Orecchia, che è l'assessore ai servizi, servizi sociali di Chiavari. Quindi concretamente, ora non mi ricordo, non sto a linkare perché spetta lui, comunque l'amministrazione di Chiavari ha fatto molto, si è data da fare, sicuramente ci dovrà essere ancora qualcosa, ci sarà sempre qualcosa da fare. E soprattutto un intervento culturale da fare, forse bisogna cominciare da presto, sì, anche cominciare nelle scuole. Nelle scuole, come dicevo, possono esserci degli strumenti, ne parlo perché io sono anche mediatrice familiare, quindi professionalmente anche magari seguo questi, questi casi. Quindi ad esempio con strumenti tipo la peer education, forse in certe scuole so che già se ne parla, in quanto i ragazzi sicuramente si aprono più, i ragazzi con i coetanei più che con magari con la famiglia, e in questo caso per poi cercare di arginare poi il fenomeno che magari si può portare avanti e poi può sfociare, come vediamo. Lei ha citato già alcuni eventi che organizzerete durante l'anno, possiamo ricordare che cos'è la FIDAPA e che cosa fa, ecco, come attività oltre a questa attenzione? Sì, FIDAPA è Federazione Italiana Donne Arte, Professioni e Affari e promuove, coordina e sostiene tutte le idee riguardo questo campo nelle professioni, nella leadership femminile, nell'imprenditoria, nella scuola e negli, appunto, anche in ambito sociale. La sezione Tigulio è rappresentata da una quarantina di soci, quindi si sta evolvendo non solo qualitativamente, in quanto stiamo facendo tanti progetti importanti, ma anche numericamente. E questo grazie anche all'entrare nella nostra sezione di giovani ragazze, si chiamano Young, appunto le ragazze che vanno dai 20 ai 35. In questo caso ragazze che frequentano l'università, quindi ragazze molto giovani, sui 20 anni, si stanno avvicinando alla nostra associazione, entrano a farne parte. Quindi infatti, questo detto, è 40 positiva. È un numero in crescita, sì, negli ultimi anni siete sì, cresciuti. È un numero in crescita, sì, certo. E questo vuol dire che c'è una maggiore sensibilità da parte anche delle ragazze più giovani o ci sono più problemi e quindi si cerca un ci aiuto? Ci sono più problemi, si conosce forse di più FIDAPA perché in questo magari biennio tutte le socie hanno collaborato, quindi abbiamo fatto conoscere più sul territorio che cos'è FIDAPA, quindi mensilmente presso lo Yacht Club c'erano degli incontri intitolati FIDAPA Incontra, quindi non incontri chiacchierate dalla medicina di genere alla iridologia, parlare di economia, insomma parlare di vari argomenti, anche recensioni di libri. Visto che prima abbiamo parlato di violenza anche sommersa o nascosta, se qualcuno avesse, ci sta ascoltando, un problema, una problematica, può rivolgersi comunque a voi, potete indirizzarla nel caso? Sì, certo, può rivolgersi, poi certo. Cioè, è bene non tenersi dentro. Certo, sono poi peggio. Male, ecco, dove vi trovano? Dov'è la sede della FIDAPA? Diamo qualche riferimento, lo farete anche su internet. La sede è Chiavari e appunto poi abbiamo il sito FIDAPA e poi possono contattarmi anche telefonicamente. Sul sito anche comunque sul sito c'è tutto. Anche poi collaboriamo, c'è il CPS, quindi il Comitato di Presidente di Sezione si impegna per fare il meglio, diciamo. Adesso la lasciamo perché so appunto che tra meno di un'ora ci sarà l'iniziativa qui in via le Medaglie d'Oro a Chiavari della Panchina Rossa. Ci può ricordare come si svolgerà questo momento?
chi ci sarà e come si svolgerà. Sì, come si svolgerà? Sarà una cosa molto semplice. Non lo so, certo. Comunque sarà la presenza di diverse autorità, quindi il sindaco, l'ingegnere Roberto Levaggi, sicuramente l'assessore Nicola Orecchio che ha partecipato proprio praticamente a tutto, e credo che ci sia anche il consigliere regionale, se non ricordo male, Giovanni Di Paolo, ora non vorrei sbagliare il nome, comunque bene. Forse la presenza di vari sindaci del Tigullio. Certo, perché come diceva lei, l'importante è parlarne, che questo messaggio arrivi anche alle istituzioni, che se ne possa comunque parlare di più. Grazie a Emilia Beani, presidente della FIDAP del Tigullio. Grazie anche per averci portato questa mimosa, che adesso poi ovviamente poi andrà, me la riprendo. Sarà collocata alla panchina rossa, che avete visto anche voi nelle immagini. Bene, noi siamo pronti per ricollegarci con Alberto Viazzi, che vedo all'esterno, sempre dal bar Coffee Break di Via Trieste. A te, Alberto. Esatto, siamo all'esterno in Via Trieste, sotto le tende del Coffee Break. Siamo sempre con Ijaz, che è il titolare. Nel frattempo, però, sono arrivati dei ragazzi che andiamo a conoscere. Anzi, uno di loro gioca in casa perché è figlio di Ijaz. Il tuo nome? Nauroz. Aiuti il papà in questa attività? Beh, a volte, raramente. Come ti trovi in Italia? Bene, vado a scuola, al liceo. Quale liceo fai? Scientifico. Qui a Chiavari? Sì, sì, Marconi del Pino. È impegnativo? Abbastanza, sì, bisogna impegnarsi in quella scuola. Quali sono le tue materie preferite? Beh, inglese e latino, che mi affascina, sì. Ah, bello, il latino, quindi una materia che interessa anche per chi proviene dal Pakistan. E se dovessi fare qualche rilievo sulla tua scuola, c'è qualche aspetto da migliorare? Beh, non c'è mai qualcosa che... Beh, insomma, sì, c'è sempre qualcosa che bisogna migliorare nella scuola, e noi studenti diamo sempre il nostro meglio per migliorarla e lavorare insieme. È una risposta diplomatica questa, non ci vogliamo sbilanciare. Accanto abbiamo un altro ragazzo che si chiama? Michael. Michael, vai a scuola? Sì, vado a scuola, frequento la scuola alberghiera di Lavagna. Quale anno? Il secondo. Che cosa stai facendo alla scuola alberghiera, quali corsi? Cucina. Come mai questa scelta? Perché ho un ristorante a Cave di Lavagna, il ristorante Lo Scoglio, e ho la passione per la cucina. Ah, quindi sei già avviato, lanciato su quell'attività? Sì, sì. Il tuo piatto preferito? La carbonara o la pasta al pesto. E qui ti fai dire anche qualche ricetta indiana pakistana? Sì, vado al suo ristorante qualche volta, al messicano, molto buono. Di dove sei? Io sono di San Salvatore, di Cogorno. E come ti trovi là? Bene, bene. È una località vivibile, ci si sta bene? Sì, è una piccola cittadina, molto carina. Bene, adesso torniamo dal nostro amico Ijaz, perché volevamo far notare che ci sono alcune particolarità in questo locale, in questo bar. Uno è il servizio fasciatoio per neonati. Sì, e lo diamo comunque la possibilità che ci sono... qua a Chiavari comunque io non vedo nessun bar che c'è da questo servizio qua, magari le mamme che devono cambiare il pannolino del bambino non so come fare, dove andare, quindi noi abbiamo questo servizio qua che è molto comodo, e comunque vengono abbastanza mamme che lo sanno già che lì c'è questa cosa qua e vengono a cambiare qua. Quindi questo è un servizio in più, e poi come noto, adesso ne parleremo, noi scegliamo sempre dei bar che hanno rinunciato all'uso delle macchinette da gioco, e vediamo che c'è proprio un contrassegno con questa coccinella rilasciato dall'organizzazione No Slot. Voi dall'inizio siete senza macchinette? Noi non abbiamo mai avute la macchina, e anche comunque non mi piace avere macchine nel locale, e questo è il motivo che non ce l'ho. E perché questa scelta? Perché non le piace? Perché sicuramente la maggior parte della gente poi fanno i casini quando giocano le macchine, e magari danno fastidio anche a altri clienti, sono ubriachi oppure quando perdono e vogliono ammazzare qualcuno, tipo così. Sì, comunque diventano un elemento di disturbo. Disturbo più che altro, diventa disturbo anche per altri clienti, allora questo motivo qua che non ho mai avuto.
Adesso rientriamo nel suo locale, la telecamera ci segue con Cristian Bogni, perché all'interno troviamo Roberto Aicardi, uno dei volontari di Teleradio Pace, membro del consiglio direttivo, componente del consiglio direttivo della Fondazione Stella dell'Evangelizzazione, con la piramide di Teleradio Pace, che tra poco le verrà consegnata. Roberto, spieghiamo ancora una volta in che cosa consiste questa nostra iniziativa. Allora, abbiamo deciso, grazie alla collaborazione dei gestori dei bar locali che non mettono, non hanno le slot machine, di consegnare su loro richiesta una piramide. La piramide è comoda per chi viene al bar, consuma, il piccolo resto che avanza a volte invece che tenerselo lo può dare a Telepace, e questo modo per volerci bene. Telepace sapete che vive di offerte, non fa pubblicità, quindi questo è uno dei modi con cui si sostiene. Gli altri modi sono i classici, tramite offerte con conto corrente postale, conto corrente bancario, oppure portando un'offerta in Corso Millo a Chiavari. Allora, consegniamo la piramide al signor Ijas, che la posizionerà probabilmente qui sul banco. Allora, grazie dell'ospitalità e un saluto ai nostri ascoltatori per concludere. Grazie mille, grazie ascoltatori, e aspettiamo o venite a trovarmi al ristorante messicano, che è una cucina abbastanza conosciuta da tanti anni, diamo una buona qualità, oppure venite qua se volete bere un buon caffè come si deve, leggere un attimo il giornale, è un posto ideale, tranquillo. E naturalmente in bocca al lupo a lei e anche agli altri della zona per una ripresa di attività commerciale, magari con qualche innesto nel nuovo Palazzo di Giustizia, con qualche ufficio in più. Questo Palazzo di Giustizia che abbiamo proprio qui davanti, che è rimasto per ora semideserto ed è un po' la grande incompiuta di Chiavari. Roberto, me lo confermi? Sì, lo confermo anch'io, ne parlavo prima con delle altre persone, io lavoro in Corso Dante qua dietro, effettivamente questa zona si aspetta molto da questo palazzo che ancora oggi credo sia molto vuoto. Noi nei nostri collegamenti a Chiavari, ma forse andremo anche in altre località, andiamo a toccare le varie zone anche per capire come vive il commercio, ma in generale come vive l'abitato attorno ai nuclei principali. Qui siamo in via Trieste, quindi proprio vicino al nuovo Palazzo di Giustizia. Dal coffee break di Chiavari concludiamo il nostro collegamento e restituiamo la linea allo studio. Grazie, grazie Alberto per questo collegamento, grazie anche ai proprietari del bar per averci accolti. Ci ritroviamo in studio come di consueto per l'ultima parte della trasmissione per parlare di Telepace, di volontariato e di sostegno, e lo facciamo con Roberto Costa, bentornato nei nostri studi. E oggi ci è venuto a trovare uno dei nostri registi, Giovanni Castello, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno Maurizio, buongiorno. Ti presentiamo come regista, ma in questo caso come volontario di protezione civile. Infatti oggi nel telegiornale abbiamo affrontato un tema che sicuramente interessa molte persone, che è quella del sistema di allerta meteo, che piano piano sta cambiando. All'inizio c'è stato questo primo cambio nella grafica e nei colori, ora pare che l'ARPAL si avvicini a questo sistema di aggiornamento delle allerte a livello orario, quindi ogni ora ci sarà questo aggiornamento. Fino ad oggi invece come era la situazione e questo cambiamento, quindi che cosa comporterà secondo te? Ma sì, allora, hai detto bene, riguarda veramente molte persone, riguarda tutti questo cambiamento, perché l'allerta meteo non riguarda solo il sindaco, non riguarda l'operaio del comune, non riguarda il volontario di protezione civile, ma riguarda tutte le persone. Ed è sempre molto importante essere molto informati in tempo reale. In questo senso Regione Liguria ha intrapreso una strada molto importante e ci saranno degli aggiornamenti ogni ora, costanti. Perché? Perché l'evoluzione del tempo può variare anche in modo significativo anche in brevi periodi. Finora cosa succedeva? Arrivava il comunicato d'allerta, come arriva agli organi di informazione, arriva ai comuni, venivano divulgate anche alle associazioni di volontariato, per cui c'era un po' questa leggenda che noi lo sapevamo prima, noi ci potevamo preparare prima, invece noi lo sapevamo in tempo reale, quando effettivamente arrivava il comunicato a tutti quanti. A quel punto ci si organizzava, per cui si valutava l'intervallo temporale dell'allerta, il grado di colore ovviamente, e per cui si mettevano in campo le persone, le squadre, i mezzi necessari per tutto l'arco di tempo. Tante volte poteva capitare che, ad esempio, un'allerta che si prolungava per 6-8 ore, effettivamente l'evento meteorologico intenso si concludeva entro un paio di ore e c'erano successivamente altre 4 ore in cui il personale, sia dei comuni, per cui gli operai, la polizia locale,
erano tenute a presenziare all'interno dei comuni, quindi anche un costo maggiore per il personale. E comunque il volontariato, tutti noi abbiamo un lavoro al di fuori della nostra attività, e veniva comunque sacrificato, tra virgolette, per star lì a non far nulla, perché non c'era un evento effettivamente riscontrato. In questo senso ci sarà, con questa nuova introduzione di questa nuova legge, questa nuova modalità, che vedremo di capire anche noi nella pratica come funzionerà, si andrà a migliorare sicuramente. Perché? Perché l'evento sarà posizionato meglio nel tempo, anche la sua intensità, la gravità e il rischio per le persone sarà sicuramente posizionato meglio, e sarà più facile per i cittadini anche potersi rapportare con questo, e quindi anche non sottovalutare l'eventuale comunicato di allerta, una cosa che spesso veniva fatto: mandato l'allerta perché così si tutelano e certo. E così evitano problemi. Effettivamente, se c'è un messaggio d'allerta, perché qualcuno ha valutato che potesse esserci una situazione pericolosa. Adesso sarà più precisa questa comunicazione, perché sarà fatta ad ogni ora, quindi comporterà che le persone possano informarsi attraverso il sito dell'ARPA e sapere ogni ora più o meno com'è la situazione. Non ci sarà più il range orario, come dicevi prima, all'interno della quale poteva accadere di tutto, anche finire un'allerta. Esatto, bisogna ancora vedere nella pratica come verrà attuata questa nuova normativa. La Regione Liguria è la prima in campo nazionale che mette in pratica questo nuovo sistema, quindi sarà importante anche per noi per primi, per poter dare anche delle risposte ai cittadini, per poter informare i cittadini in modo corretto, senza dire cose non corrette, non vere o sbagliate proprio. E sarà molto più importante però per il singolo cittadino, che vorrà comunque tutelarsi, proteggersi, andare a visionare il sito dell'ARPAL, che sarà aggiornato ogni ora praticamente, con un nuovo bollettino, con una nuova, sulla nuova evoluzione del tempo, che può essere sia che va a migliorare, per cui c'è stato allerta anticipato, ma può essere anche che si vada ad aggravare la situazione, per cui anche tutte le questioni riguardanti poi le scuole, quando noi presenziamo nei comuni arrivano tante telefonate che ci chiedono: ma allora domani le scuole come sono, domani si va, oggi pomeriggio le palestre, cosa succede? Sarà molto certo. Importante seguire ogni aggiornamento, perché appunto di ora in ora potrebbe cambiare la situazione anche abbastanza drasticamente. Adesso la palla della comunicazione praticamente passa ad ARPAL, di fatto, anche ARPAL, con questa approvazione prende in mano un po' tutta la questione delle allerte. Esatto, non sarà più una questione politica dare un'allerta, per cui non ci sarà più una figura politica che si dovrà tutelare, tra virgolette, per mantenere i suoi voti. La faccio un discorso molto pratico, comunque abbastanza brutto, però il sentore del cittadino è quello. Non ci sarà più un politico che si prenderà la responsabilità di emettere l'allerta, ma saranno i tecnici che svolgono il proprio lavoro all'interno di ARPAL. E ci tengo a sottolineare che l'ARPAL della Regione Liguria è uno tra i migliori a livello nazionale nell'emissione delle allerte, quindi se vediamo che noi a volte dicono ma hanno sbagliato la previsione, sappiate che in giro per l'Italia c'è di peggio, e la previsione può essere sbagliata. Sapete bene che è anche difficile prevedere un temporale che arrivi da 50 km a sinistra o a destra rispetto alla Regione Liguria, con la conformazione dei monti, del mare, dei venti. È molto molto complicato, per cui quello che fa ARPAL effettivamente è un lavoro molto delicato e molto importante. Nel telegiornale questa mattina, Giovanni, abbiamo sentito l'assessore regionale di protezione civile Giacomo Giampedrone, intervistato da Cristina Oneto. Allora andiamo a sentire cosa ha risposto, per capire ancora di più, per capire anche quando partirà questo nuovo servizio. Ci colleghiamo in diretta telefonica con l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi, eccoci. Ci può spiegare meglio che cosa significa l'allerta oraria? Ma direi che è una grande evoluzione del nostro sistema di protezione civile, che fa il paio con il lavoro che è stato fatto nell'anno e mezzo di giunta e che ha visto il passaggio determinante dall'allerta numerica all'allerta a colori. Queste allerte a colori, che prevedono anche l'allerta per temporali, hanno per loro natura una mutabilità piuttosto importante. Abbiamo visto spesso passaggi da allerta gialla all'allerta arancio nel giro di poco tempo.
Attualmente la grafica di quasi tutte le regioni italiane rappresenta nell'emissione di un'allerta la situazione più grave che i cittadini possono avere durante il periodo di questa allerta. Non sempre però corrisponde alla reale situazione di quel momento, quindi abbiamo previsto un aggiornamento costante nel periodo di allerta sia del nostro sito sia della comunicazione tabellare che riceveranno tutti i sindaci, che evidentemente aggiorna le fasi di allerta nel momento in cui quell'allerta evidentemente viene valutata. Quindi per il cittadino una capillarità maggiore rispetto alle informazioni di rischio che in quel momento si corrono su un determinato territorio, e per i sindaci evidentemente un'informazione più efficace per poter mettere in campo quelle azioni preventive per evitare che ci possano essere rischi per la popolazione e per le cose. Ecco, ma materialmente questa allerta oraria che cosa potrà comportare? Facciamo l'esempio, un'allerta arancione che nella notte si trasforma in rossa e per cui l'allerta rossa fa scattare quei provvedimenti tipo di chiusura delle scuole. Il cittadino deve essere costantemente collegato al sito dell'ARPAL per avere visione anche della situazione? Il collegamento è fatto evidentemente per colui che estemporaneamente vuole vedere che tipo di allerta è emessa in quell'ora, in quel preciso momento. Noi emetteremo un bollettino che sarà comunicato evidentemente a tutti i soggetti istituzionali, sindaci per prima, prefetture e tutto il mondo di protezione civile, che già darà una indicazione di variabilità dei colori nel momento dell'emissione dell'allerta. Faccio un esempio: se si partisse oggi pomeriggio con un'allerta gialla, che questa allerta poi si trasformasse nella notte arancio, il primo comunicato, anche visivo, proprio cartaceo, che ricevono i sindaci, vede già nel trascorrere delle ore, uno schema da 0 a 12 evidentemente, una situazione che fa capire come evolverà l'allerta nel periodo delle 12 ore successive. Quindi ci si può prevenire, si può capire quali sono le situazioni che andranno a peggiorare o a migliorare, e quindi ogni sindaco si può tarare. L'aggiornamento sarà fatto anche nella visibilità sul sito, ed evidentemente il sito porterà sia l'aggiornamento grafico momento per momento, ma avrà anche la tabella che indicherà nel periodo di allerta quali sono le valutazioni diverse fatte dalla nostra ARPAL. Quindi c'è sia la visione totale del periodo di allerta con i cambi già previsti, sia l'aggiornamento orario per chi si collega in quel momento e vuole sapere che tipo di allerta in quel momento c'è su un determinato territorio. Da quando scatteranno queste novità? Dal prossimo 15 marzo abbiamo approvato in giunta le determine che hanno fatto sì che i provvedimenti diventino efficaci. Stiamo evidentemente lavorando con le parti tecniche, ARPAL e Protezione Civile, quindi dal prossimo 15 marzo tutte le allerte che verranno emesse con questo nuovo importante sistema, che credo sia un passaggio significativo verso quella comunicazione, quella capillarità di comunicazione di protezione civile ai territori che spesso è mancata in Liguria e che invece è determinante sulla situazione di emergenza. Rieccoci in studio, Giovanni, ti abbiamo visto anche nelle immagini, tu questa attività di protezione civile la fai come volontariato, dove? Assolutamente volontariato all'interno dell'associazione Radio Club Levante, che ha la sede legale a Lavagna, ma copriamo buona parte del territorio del Tigullio e il suo entroterra. Nel particolare la mia funzione è di referente per l'antincendio boschivo della protezione civile appunto regionale, ma si vedeva nelle immagini appunto che non facciamo solo antincendio boschivo, i mezzi che erano lì presenti hanno sia il modulo per l'acqua, per gli incendi, ma anche ovviamente per tutta l'attività, certo, di protezione civile. Ecco Roberto, l'altra volta dicevamo che essere volontari vuol dire anche essere dei professionisti, cioè non fare le cose con superficialità. Oggi per esempio Giovanni ci ha parlato del suo ambito, insomma, di interesse con grande professionalità, quindi lo promuoviamo, cosa dici? Lo promuoviamo, no, lui Giovanni è avvantaggiato perché fino da giovanissimo era qua volontario, ha cominciato, no? Giovanni, certo. Poi magari ci puoi raccontare. E visto che il telepace è sempre in stato d'allerta, no? Perciò lui non poteva fare altro che qualcuno andare nella protezione civile, credo che sia avvantaggiato. Così sfoga lo stress, si dici, sfoga, della televisione. Continua con lo stato d'allerta nero. Sì, è vero, è la dimostrazione che, sì, perché dicevamo Giovanni sul fatto che anche uno se è volontario è meno.
funzionalità assolutamente massima. Assolutamente, sempre. Perciò credo che in tutte le parti che uno si trova ad operare, volontario o meno, dà sempre il massimo delle sue sicuramente capacità. La differenza tra professionisti e professionali, sicuramente anche come facevamo ai tempi, che era quando allestivamo la palestra giù di sotto per lo Sport Iguglio, c'era un lavoro di diverse ore con molti ragazzi e alcuni capisaldi un pochettino più maturi, come Antonio, ricordiamo volentieri. Però si faceva tutti quanti il proprio lavoro, ma coordinati da qualcuno, dal regista di turno sicuramente, ma professionalmente, perché poi alla fine quel cavo doveva combaciare con quella telecamera e doveva andare in onda l'audio giusto. Quindi ma c'era... tu che anni avevi? Allora, ho iniziato qua a Telepace a circa 13 anni, grosso modo, col buon Paolo Solari, che è attualmente qua in regia, quando c'era il programma Under 13, nei locali su sopra. Avevo un ruolo difficilissimo, ma fondamentale. Avevo questa telecamera in mano e dovevo tenerla all'interno, davanti a un box in cui i bambini infilavano la mano e dovevano capire l'oggetto misterioso, tipo il peluche piuttosto che la spazza. Era un ruolo divertente, fondamentale, assolutamente, però mi è piaciuto, ho continuato, poi con la squadra dello Sport Iguglia siamo andati avanti diversi anni e poi c'è stata questa opportunità da 5 anni fa e oggi sono qua a livello di professionista. Dietro le telecamere comunque in genere lo sport lo stai facendo in questi anni, no? Assolutamente, continuo con il qua presente Roberto Costa lunedì sera. È il regista che la Vagnese... Sì, poi in onda si vede poco, chiaramente stando si vede poco, ma quando ogni tanto si parla del regista oggi Vagnese, lo abbiamo tocchiato abbastanza. Un consiglio velocissimo, visto che siamo in chiusura, per chi volesse fare volontariato, quali sono i benefici che derivano dal mettersi in gioco in un'attività? Ci sono diverse forme di volontariato, qua ne rappresentiamo due, che può essere appunto Telepace, può essere la Protezione Civile. Qualunque forma di volontariato va bene, dare un po' di sé per gli altri, per il bene degli altri, per dare un servizio agli altri, a titolo gratuito. Titolo gratuito vuol dire che lo fai forse anche con più interesse, motivato soltanto dalla tua voglia di fare e di darti agli altri, di aiutare le altre persone o di fornire un servizio alla gente, alla popolazione sicuramente. Quindi informatevi molto volentieri, è importante. Il volontariato, l'Italia si basa molto, oltre che sul lavoro, sulla Costituzione, secondo me dovrebbe essere scritto anche che si basa sul volontariato. Una parola che spesso usiamo in questo frangente è anche quello volontariato, anche quello di sostegno. Roberto, anche oggi hai una lista di persone da ringraziare. Assolutamente sì, e come ormai ogni mercoledì c'è una buona settimana di tante piccole offerte, piccoli ricordi, piccoli grandi dobbiamo dire, che si ricordano appunto di noi attraverso i mezzi che ormai si conosce sempre di più, che tra l'altro forse magari un mercoledì ci prendiamo un po' di tempo per ricordarli tutti bene, però questi vi leggo quelli che arrivano, che passate dai nostri uffici o che arrivano tramite banco posta oppure tramite un bonifico bancario. Anche questa settimana vediamo Armida di Ciccagna, Giulia di San Salvatore, Vittorio di Chiavari, Francesca di Zoagli, Rita di Lavagna, Sergio di Chiavari, Giuliano di Casarza Ligure, Davide di Rapallo, Marisa di Sesti Levante, Vittorio di Cogorno, Maria di Chiavari, Giovanni di Chiavari, Don Olivo Palanc di Chiavari, Graziella di Chiavari, poi il museo Andreatta a titolo personale di Chiavari, e poi c'è un ricordo, il ricordo di Mariuccia che abbiamo salutato proprio la settimana scorsa. Certo. Pippo insieme ai suoi figli Giacomo e Lorenzo, proprio così un ricordo in memoria della mamma. Beh, perciò ringraziamoli, abbiamo ancora il modo di ricordarli sempre molto vicini alla Telepace come famiglia. Bene, perciò grazie. È stato il modo per ringraziare e soprattutto spronare a fare questo piccolo gesto che di settimana in settimana devo dire che si sta mantenendo molto elevato, perciò bene. Ci fa anche piacere e grazie, è doveroso, ma anche come stimolare nuove, perché Telepace comunque rimane e ha bisogno.
Bene, ancora una volta grazie Roberto, grazie Giovanni, grazie sei stato con noi. Grazie a te per lo spazio che ci hai dedicato. Figurati, se vuoi, un'altra volta, tanti argomenti come vedi, ce ne sono. Quando volete. Ce ne sono. Bene, allora con il buon pomeriggio ci ritroviamo domani, puntuali alle 14.30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.